Eccoci qua, io sono con Riccardo Rossato, presidente del Modigliani Forum a Livorno. Ciao Riccardo, come stai? Beh, noi benissimo, come vedi siamo in piena attività. Noi ci conosciamo già, siamo un'amicizia di lunga data, no? Da vecchia data, sì, collegati alle miss, alla moda. Allora, presidente di questo Modigliani Forum, grandissimo, spiegami un po' che struttura è e in che cosa consiste. Allora, il Modigliani Forum è una delle prime 5 strutture in Italia come capienza, sia per lo spettacolo che per lo sport. È la più grande struttura europea in legno lamellare, come potete vedere sopra di noi c'è una cupola enorme in legno lamellare che la caratterizza anche dal punto di vista ingegneristico. Ospita spettacoli, sport e fiere. Da quando lo abbiamo in gestione, ovvero da febbraio 2013, abbiamo già passato le 100.000 presenze, il che ci riempie di grande orgoglio. Tanta roba. Abbiamo avuto tantissimi concerti, da Zucchero a Cremonini, avremo nel prossimo febbraio due date di Renato Zero grazie alla Leg e alla Minicalli, dopodiché subito Baglioni, il 12 dicembre avremo anche Max Pezzali, quindi una serie di attività che si intervalla poi a cose che invece sono più caratteristiche degli Expo, o anche al grande sport, tant'è vero che avremo anche le Final Four di Coppa Italia di volley e molte altre cose che danno vita appunto all'attività del Modigliani Forum. Senti, in questo momento in cui stiamo facendo l'intervista c'è un altro evento, ci sono un paio di eventi. Sì, abbiamo appena lasciato altri due Expo, adesso siamo in piena fiera dell'elettronica che racchiude anche il tanning, il modellismo e il soft tail. Dopodiché avremo un bel musical che è Grills, poi passeremo a un grande torneo tennistico con tutta la squadra di Serie A maschile e femminile della Coppa Davis italiana, tra l'altro le ragazze vengono dalla vittoria in Confederation Cup, quindi avremo le campionesse del mondo, e dopodiché andremo su una discoteca che sarà il preludio alla festa di fine anno. Insomma, grandissimi appuntamenti qui al Modigliani Forum. Questa sera invece c'è veramente un appuntamento speciale, eccezionale. Questa sera ci sarà la Bella e la Bestia, una compagnia russa di campioni olimpionici di pattinaggio sul ghiaccio, uno spettacolo da non perdere veramente, sia per la tecnicità che per lo spettacolo stesso, che è veramente incredibile. Perfetto, grazie Riccardo per il lavoro che stai facendo qui dentro. E ringrazio a voi veramente. Thank you.